grazie di essere con noi a Salotto Blu e molte grazie di essere venuto a trovarci a Fabrizio Pecci, che è un giovane imprenditore che nel campo agroalimentare, diciamo così, ha avuto una serie di idee innovative in grado in qualche modo di dettare qualche nuova strada per il settore, quindi noi siamo molto contenti di averla con noi, benvenuto. Grazie a voi di essere qua e di averci invitato a un piacere, davvero, così, raccontare la nostra storia. Così ci ragioniamo un po' di cose nuove, interessanti, ci fa piacere, lei becca la domanda, lei è la prima volta che viene a trovarci, sì. No? Poi se si troverà bene tornerà, deciderà lei. Becca la domanda invasiva di rito. Lei da che tipo di famiglia viene, cosa facevano i suoi genitori, cosa fanno e dove? Diciamo che se dobbiamo parlare di agricoltura bisogna andare al nonno, sì. Perché mio padre è un commercialista e mia madre è un'imprenditrice del turismo, quindi gestiamo come famiglia un hotel a Gabice Mare e quindi quella è l'origine. Certo. Poi dopo io mi sono laureato in scienze politiche. Scusi, ma quindi lei è riminese? Io sono della provincia di Rimini. Sì. Ho vissuto tutta la mia vita a San Giovanni Marignano, ora vivo a Saludecio. Sì. Anche bei posti, in provincia. Saludecio è un posto meraviglioso, cioè, che è poco conosciuto perché è un po' in collina, ma è un luogo stupendo. È molto veramente bello. Poi senta, mi perdoni Pecci, che lei è riminese, lo denuncia l'accento. Non creda di essere non creda di essersene liberato. Insomma. Ok. Allora, io non mi rendo conto. No, ma è così, insomma, guardi, poi guardi, io sono nato a Rimini, quindi li riconosco, insomma, quelle edizioni. Senta, allora, noi adesso con lei parliamo, allora, genitore imprenditore, commercialista, insomma. Poi lei a un certo punto fa delle cose, poi si mette a girare il mondo, se ho capito bene. Sì. Dove va? Faccio tanti viaggi in Oriente, in Giappone, in Cina, e proprio in questi viaggi vedo qualcosa che qua non si notava, che era l'economia che girava attorno al bambù. Vedevo questi palazzi costruiti con impalcature fatte tutte di bambù e vedevo che a colazione, pranzo e cena in alcuni alberghi c'era il germoglio di bambù di cui noi qua non sapevamo nemmeno l'esistenza. E comincio a incuriosirmi, a interessarmi di questa cosa. Io sono un agricoltore, quindi finita l'università. Per via dei nonni? Per via dei nonni, anche perché finita l'università ero attratto dalla campagna, mi feci comprare dal padre un podere e iniziammo l'attività da agricoltore. Ma però, guarda, questa è una bella storia, già di per sé. Insomma. Però diciamo che l'agricoltura classica non è che da una grande soddisfazione, quindi assieme alla mia famiglia, a mio fratello, abbiamo aperto un agriturismo che è praticamente lì nelle colline di Saludecio, che poi ora gestisce mio fratello, anche lui imprenditore agricolo. Io appunto viaggiando per altri lavori all'estero in Giappone e in Cina sono stato attratto da questa cultura. Ho iniziato. Aspetta, volevo chiedere al nostro regista se abbiamo un'immagine della cultura del bambù da qualche parte, così la facciamo vedere. Allora, questo è il nostro vivaio a Faenza. Io ho sviluppato poi i miei vivai a Faenza, dove abbiamo 10 ettari di serre dedicati alla coltivazione delle piantine che poi vanno date agli agricoltori per fare le piantagioni e 10 ettari di e piantagione sperimentale, cioè noi piantiamo costantemente queste piantine in questi ettari di bambù per vedere gli sviluppi delle nostre piante selezionate. Molto interessante. E lei questi sono germoglietti, i primi germoglietti, qui la pianta madre ha poco più di 2 anni, 2 anni e mezzo, e sono i primi germoglietti che già si possono mangiare. Questi qui si raccolgono dal terreno e vengono poi utilizzati. Questi sono germogli più grandi, sono grandi tipo una bottiglia di acqua, pesano dal chilo fino anche ai 4 kg questi germogli e sono buonissimi. Questo è un germoglio molto grande, questo qui sono in Cina, dove diciamo io passo il tempo in studio con i massimi esperti mondiali.
Questa qui è una piantagione della stessa tipologia di piante che noi realizziamo, le piantagioni che noi facciamo, e questa foto viene dal Giappone. Ancora noi non abbiamo piantagioni di questo genere. Perché? Qui, perché noi abbiamo iniziato nel 2014, a settembre 2014, a fare le prime piante, a fare le prime piantagioni, quindi abbiamo realizzato circa 1600 ettari in Italia e quindi le nostre piantagioni hanno 2 anni e mezzo. Una piantagione come quella lì che avete visto si realizza dopo 5 anni, 4-5 anni. Perché, Pecci, mi faccio capire, noi siamo abituati, noi che siamo andati tutto fuori, all'idea della canna di bambù, cioè sì. noi conosciamo le canne di bambù, insomma, che si vedono, insomma. Qui siamo su una dimensione diversa, su una dimensione professionale completamente diversa. Diciamo che noi da 45-50 anni il bambù è stato portato in Italia ma a scopo ornamentale, utilizzato esclusivamente per fare giardini, siepi e non per scopo invece professionale, per produrre legname e germoglio alimentare, quello che invece stiamo facendo noi. Il bambù che noi utilizziamo, noi abbiamo 3 tipologie di massima che utilizziamo. Ci sono 1200 specie in Italia, al mondo di bambù, sì. Quindi ce ne sono alcune più adatte alla coltivazione e altre meno adatte. Quindi noi usiamo le tipologie maggiormente adatte per le piantagioni professionali, però sono sorelle di quelle che noi siamo abituati a vedere nei nostri... La domanda subito che viene, l'Italia è predisposta? È perfetta. Perché? È perfetta perché il clima che noi abbiamo è un clima temperato, queste piante qui, questi bambù sono bambù di zona temperata, non sono bambù tropicali, e quindi resistono a meno 20-25 gradi, è chiaro che se non si raggiunge quelle temperature lì stanno solo che meglio, hanno bisogno dell'alternanza climatica e gli 800 mm d'acqua sono sufficienti per mantenere in salute la foresta, anche se diciamo che le nostre coltivazioni sono tutte con irrigazione, perché noi facciamo agricoltura, quindi che piova o non piova certo. Ci interessa relativamente, no? Perché poi andiamo a modulare l'acqua in base alle esigenze. Poi consideriamo che il germoglio nostro si produce in inverno, gennaio, febbraio inizia a svilupparsi, a marzo viene fuori dalla terra, come abbiamo visto, e in 2 mesi le canne crescono e raggiungono la loro grandezza massima, che arriva anche oltre i 20 metri in 2 mesi, quindi anche crescendo 1 metro al giorno di sviluppo, quindi è un'erba il bambù, non è una pianta, quindi quando esce dal terreno velocemente lei cresce, poi dopo... E lei le ha già viste queste? Certo. In Italia comunque ci sono della nostra tipologia 5 o 6 bambuseti amatoriali, sì. No? Che hanno utilizzato la nostra tipologia, alcune ad esempio l'Orto Botanico di Roma sono presenti, ad esempio Franco Maria Ricci nel suo labirinto ne ha una piccola area, su in Piemonte, all'Orto Botanico di Merano, ci sono appunto queste piantagioni. Adesso noi ne abbiamo fatte centinaia di ettari, a breve avremo... Certo. Pezzi, qui ci fermiamo per la prima volta, poi vediamo insieme qualche spot, poi cominciamo a ragionare sulle applicazioni pratiche certo. di questa nuova forma che lei insomma in qualche modo coraggiosamente propone. Insomma, state con noi. Pezzi, ci sono precedenti in Italia? No, ci sono... diciamo che un precedente lo possiamo considerare come bambù visto dal punto di vista di business, quindi di produzione agricola. C'era prima che noi iniziassimo, una piccola azienda nel Cuneese che aveva iniziato a fare reddito dal bambù, cioè coltivava bambù per poi vendere le canne e vendere da un lato i germogli alimentari, quindi produceva il patè, e addirittura le foglie, con le foglie faceva tisane
e lo dava. Ma diciamo in chiave un po' artigianale, sì, se vogliamo una dire. Una piccola azienda. Allora, intanto continuiamo, Carlo, a vedere qualche immagine, che così il pubblico si rende conto da casa di cosa stiamo parlando. Questo cos'è? Questo è il germoglio. Il germoglio è straordinario, ha delle caratteristiche organolettiche uniche, anche perché se riflettiamo un attimo, da un germoglio grande come una bottiglia d'acqua, in due mesi abbiamo un gigante di 20 metri, quindi significa che all'interno di questo germoglio c'è tutta la potenza della natura, aminoacidi, eccetera, eccetera. Tant'è che i medici o nutrizionisti si sbizzarriscono a parlare delle qualità benefiche di questo alimento. E tra l'altro è anche buono, è paragonato un po' come sapore al carciofo, o anche più buono del carciofo. E quindi sconosciuto in Italia, ma non certamente in Giappone, in India, dove è un elemento di nutrizione. Un elemento di nutrizione viene considerato proprio un mangiare non sacro, ma quasi, nel senso che è anche valorizzato a livello economico come costo. Quindi sostanzialmente le derivazioni anche commerciali di un'impresa del genere sono il germoglio e la canna. Sì, diciamo che dal bambù non si butterebbe via niente. Dalla come dal foglia, maiale? Sì, un maiale verde. Sì. E dalla foglia, che contiene dei flavonoidi particolarmente interessanti per la salute, al rizoma, cioè la parte del bambù che sta sottoterra. Però i due principali prodotti sono il legname e il germoglio. Il legname, poi, dal legname di bambù si può produrre, chi si è preso la briga di contarli ha contato oltre 6.000 prodotti, però si produce di tutto, dalla cellulosa per fare carta o tessuti, il famoso tessuto di bambù, fino all'utilizzo proprio del materiale strutturale, travi, pannelli, parquet. Per rendere economicamente appetibile questa impresa, cioè lei adesso faccia finta di credere che io abbia 2 ettari di terra disponibile, no? Non ce l'ho, ahimè, se no lo farei. Se la può procurare, sì. Ce n'è tanta. Allora, cosa devo fare io? Allora, innanzitutto... Intanto quanto terreno ci vuole per fare una... Noi al momento accettiamo bambusetti anche di una quantità di 1 ettaro. No? Okay. Chiaramente sotto l'ettaro non è molto significativo andare, perché poi è agricoltura, dobbiamo avere una certa dimensione. Allora, piantare il bambù è molto semplice, bisogna realizzare questa foresta di bambù. Si prepara il terreno come per seminare il grano, quindi si lavora e non bisogna nemmeno andare troppo in profondità. Si prendono le piantine, no? Si prepara prima un impianto di irrigazione. Noi consigliamo anche di piantare il trifoglio come pianta di accompagnamento per preparare il terreno, perché queste piantine vanno poi messe in un terreno che, se c'è già un prato verde di trifoglio, rimane più fresco. Poi lui inizierà la crescita, quindi il primo anno i primi germogli misureranno 1,5 metri, da 1,5 metri fino a 2,5 metri. Il secondo anno possono arrivare a 5 metri e così via, crescendo anche di dimensioni. Verso il terzo, quarto anno, è possibile già iniziare la raccolta dei germogli. Consideriamo che un bambuseto coltivato per la produzione dei germogli, perché i bambusetti possono essere poi spinti nella coltivazione. Mi scusi, no? Sì. Lei è adesso un grande appassionato. No, ma non la rendiamo troppo tecnica, sennò il pubblico da casa si perde, perché io sto cercando insieme a lei invece di far capire che c'è una possibile nuova strada anche in Romagna, no? Per rendere... Oggi ragioniamo tutti i giorni sulla difficoltà di fare reddito da parte dell'agricoltore, certo. Insomma, se questa può essere una strada, ben venga sostanzialmente. Sì. E, a proposito, ma lei ha parlato di questo tipo di cosa con le principali organizzazioni del settore? Sto pensando alla Coldiretti, Confagricoltura, insomma. Certo, ormai diciamo che se prima
ci guardavano un po' con diffidenza, come tutte le cose nuove. Poi si sono avvicinate all'argomento, alcune sedi hanno proprio sposato il progetto, quindi perché poi dipende anche dalle persone, come tutte le cose nuove, anche se questa non è una cosa nuova, perché io lo ripeto sempre, non è che io mi sono inventato la coltivazione del bambù, io ho portato qua una cosa iper sperimentata che viene fatta da millenni, che poi adesso in modo sempre più moderno, con nuove ricerche, eccetera. Quindi le organizzazioni ormai ci considerano una nuova opportunità per l'agricoltura, una nuova realtà che è in espansione. Tant'è che siamo stati riconosciuti, siamo all'interno dell'AGEA per la PAC, quindi il bambuseto prende i contributi esattamente come un'altra coltivazione. È chiaro che ancora, essendo una prima fase, si sta aspettando il passo Senta, successivo. Questo tipo di impresa da lavoro? Certo che da lavoro. Da lavoro e ha delle potenzialità enormi. Innanzitutto io sogno, no? E immagino, quando analizzo un pochettino il panorama agricolo italiano, e vedo che ci sono milioni di ettari a cereali che ormai rendono poco o nulla, perché il grano, no? Se uno non ci rimette, ci guadagna 100-200 euro a ettaro, un qualcosa di, diciamo, ridicolo, no? Per le energie consumate, eccetera. E si parla di dai 7 ai 9 milioni di ettari coltivati a cereali. Se anche solo un milione, no, di questi ettari fosse, no, coltivato con piantagioni di bambù, noi avremmo una risorsa enorme, avremmo trasformato questi terreni in delle miniere che tutti gli anni ci producono, oltre che i germogli alimentari, che magari avranno un limite perché dopo di un po' c'è la saturazione, ma poi un legname, no, che noi possiamo utilizzare in tutte le industrie, perché tutto quello che l'uomo ha bisogno può essere creato da il legname del bambù. Quindi adesso si parla di nuove resine, di case fatte di bambù, oltre, diciamo, a un beneficio ambientale che potremmo avere. Certo, enorme. Senta, adesso ci fermiamo per l'ultima volta, poi ragioniamo invece sulla possibile esito, come posso dire, commerciale, no? Di, certo. Di questa iniziativa. State con noi. Siamo in compagnia di Fabrizio Pecci, un giovane imprenditore riminese che però ha, se non vado errato, utilizzato l'area Faentina per questo tipo di esperienza. Mi sbaglio, Pecci? Sì, vero. Perché? Diciamo che la sede originaria dell'azienda è in provincia di Rimini. Poi dopo, quando dovevo espandermi con il vivaio, incontrai una persona che aveva già un vivaio, e quindi mi concordai con lui un accordo e presi in affitto questo vivaio, e poi da lì ci siamo espansi e siamo diventati, diciamo che la sede produttiva è nell'area di Faenza. Ecco, diciamo prima, mentre Carlo magari manda qualche immagine, diciamo prima dei possibili esiti commerciali di questa, sì, iniziativa. Cioè, allora, io sono un piccolo proprietario, un coltivatore diretto, adesso uso questo termine, no? Sì. Insomma, no. Che naturalmente non vuol dire piccolo grande, ma vuol dire, insomma, per farci capire, no? Insomma. Allora, intanto quello che stiamo vedendo, che cos'è? Questa è la nostra sede, che è la nostra sede operativa, dove ci sono gli uffici del consorzio, ed è in provincia di Pesaro, perché qui siamo a Tavuglia, perché siamo collegati, diciamo che... Lì vi sfreccia Valentino Rossi. Sì, siamo attaccati. di fronte al capannone di Valentino Rossi, a 100 metri. Ma penso te. E lì, per questione di spazio, abbiamo parte dei nostri magazzini e i nostri uffici. Mentre il vivaio, come dicevo... Quello è tutto bambù? Quello è un rivestimento fatto di bambù. Abbiamo voluto dare questa immagine, in modo che si capisse che produciamo bambù. Certo. si vede, no? Allora, io sono un coltivatore diretto. Voi mi aiutate, naturalmente. Certo. Insomma. Noi, ma poi io questi prodotti che produco, penso un po' che brutta immagine, prodotti che produco, però così mi è venuta, che sono il germoglio a fini alimentari,
che credo abbia un grande utilizzo adesso con le nuove abitudini, no? Quella dei vegani, certo. O mi sbaglio? Sì, sì, assolutamente. Allora, noi abbiamo iniziato a raccogliere i primi germogli di bambù e se scendessimo patti con le prime richieste avremmo venduto già le produzioni per i prossimi 4 anni, no? Adesso però vogliamo vedere, prima di sposarci con distributori o grandi aziende, quello che è l'evoluzione. Allora, il germoglio, l'agricoltore di per sé, lui pianta il bambù, no? E avrà due produzioni, una è quella del germoglio e una è quella del legname. Un bambuseto intensivo può produrre dai 10 ai 20 mila chili di germogli. Cosa fa con questo germoglio? No? Noi facciamo già un contratto con una società commerciale, il Consorzio Bambù Italia, che ritira questi prodotti e poi ci pensa lui a inserirli sul mercato. Attualmente siamo, e la strategia è per i prossimi 2 anni, dai 2-3 anni, concentrati al vasetto, cioè li inseriamo, non li vendiamo al fresco, ma li lavoriamo e realizziamo dei vasetti come il carciofino, diciamo, per cominciare a farlo, averlo già pronto. Stiamo facendo il prodotto per i pizzaioli, in modo che possano fare la pizza con il germoglietto di bambù. Allora, dal terzo anno l'agricoltore può iniziare a raccogliere i frutti vendendo i germogli al Consorzio Bambù Italia. E già ha un contratto di conferimento, perché nel momento in cui lui acquista l'impianto di bambù, sì, ha due scelte: o dice la commercializzazione me la realizzo io per i fatti miei, oppure mi affianco con un contratto di conferimento a questa società che pensa poi lei a venderli. In perfetto, tutto. Se ho capito io vuol dire che hanno capito tutti da casa, okay. Quindi questa è una buona notizia. Senta, mi dica, a parte i paesi del sud-est asiatico dove lei è stato e ha visto questo tipo, c'è un fenomeno mondiale che riguarda il bambù, insomma? Certo. Allora, il bambù stanno in tutto il mondo scoprendo che è una risorsa enorme che l'uomo ha. Non solo per il germoglio, ma anche per il legname. Se pensiamo che noi dobbiamo procurarci il legname abbattendo delle foreste, mentre qui possiamo procurarci un legname di qualità uguale o superiore a quella del rovere, no? Semplicemente facendo agricoltura, senza dover abbattere nessuna foresta, ogni anno avendo una produzione. Quindi noi tagliamo, diciamo, questo grande canneto che poi lui si riproduce, quindi tutti gli anni noi andremo a raccogliere legname pregiato che senza dover abbattere nulla, capito? E di questo se ne stanno rendendo conto tanti stati stanno investendo in Sud America, gli Stati Uniti, dove noi abbiamo anche aperto un'azienda là, si sta muovendo anche lei in questa direzione qua. Quindi diciamo che il fenomeno è un po' generale, perché ci sono due elementi fondamentali. Uno è la nostra società va verso un'alimentazione sempre più sana, cerca di alimentarsi sempre meglio e il germoglio di bambù è perfetto su questa direzione. L'altra è cerchiamo prodotti sostenibili che non danneggino l'ambiente. E qui con il legname di bambù noi abbiamo proprio il prodotto ideale. E quindi cavalcando queste due esigenze della società, la coltivazione del bambù si espande e diciamo sta crescendo. E le dimensioni del vostro insediamento a Faenza, che se ho capito bene voi avete la sede a Tavuglia, adesso lo riconnetto, sì, un attimo un po', che è quella che abbiamo visto prima, diciamo la sede amministrativo-commerciale. Sì, amministrativo-commerciale. Qui siamo invece a Faenza? Sì, lì siamo a Faenza, dove ci sono, adesso questa qui è una foto, lì ci sono 10 ettari di serre dedicate, sì, alla produzione delle piantine che vengono poi date agli agricoltori. E poi i abbiamo, quali a loro volta le inseriranno nella loro coltivazione. Certo, loro, l'agricoltore pianta un ettaro di bambù come piantare un ettaro di mele,
no? E quindi invece di piantare un ettaro di mele o un ettaro di grano, lui pianta queste piantine, però le pianta una volta sola, no? nella vita. Consideri che il bambù dura oltre i 100 anni, la piantagione di bambù. Io sono stato in delle piantagioni che sono 600 anni, che non sono mai andate in fiore, perché il bambù muore nel momento in cui fiorisce, ma lui, no, diciamo che se ben coltivato, non fiorisce quasi mai. Comunque, tornando alle dimensioni, abbiamo 10 ettari di coltivazione delle piante e 10 ettari di impianti sperimentali, dove facciamo proprio delle piantagioni. E piantiamo le nostre piante affinché si sviluppi lì la foresta, e in questo modo possiamo studiare dal vicino tipi di concimazione, tipologie di impianto. Lei vede, registra interesse per questa cosa? Adesso siete all'inizio, evidentemente, ma... Diciamo che l'interesse è in crescita. Quando noi abbiamo iniziato sembravamo degli extraterrestri, no? E poi adesso piano piano ci considerano effettivamente un'alternativa importante e una risorsa importante per l'agricoltura. E le stesse associazioni di cui parlevamo prima cominciano a considerarci. Qui dove siamo? Qui siamo in Cina. Io cosa ho fatto? Con uno dei massimi esperti, quello lì è il professor Tan, lui insegna all'Università di Kunming, propagazione, coltivazione e management delle piantagioni di bambù. Con lui ho sviluppato un accordo di esclusiva per la fornitura del materiale genetico originario che io ho utilizzato poi per realizzare le piantine idonee agli impianti professionali di bambù, e un accordo di consulenza costante, quindi lui viene in Italia, io vado all'estero con i miei agronomi e visitiamo, seguiamo le piantagioni, e lui ci insegna tutto quello che dobbiamo fare, perché noi, diciamo, siamo ignoranti rispetto a questo tipo di coltivazione. Quindi attraverso questo esperto, che sono ormai 35 anni che insegna come coltivare le piantagioni di bambù, noi siamo all'avanguardia, diciamo. Noi siamo alle conclusioni, noi tanto le facciamo un in bocca al lupo per questa bella esperienza, un giovane che si inventa una strada bellissima, insomma, no? Quella di fare una cosa nuova. Le auguriamo di diventare una risorsa anche per il nostro territorio, siamo certi che sarà così. E qual è il prossimo passo del vostro gruppo di lavoro? Adesso, insomma, abbiamo descritto, diciamo, un po' l'attività, che pure è tutta nuova, però l'attività quotidiana. Qual è il sogno che avete nel cassetto? Allora, noi abbiamo iniziato con le fondamenta. Le fondamenta erano creare le piantagioni. Le piantagioni le abbiamo create, anche se sono in espansione, tutte le settimane facciamo nuove piantagioni. Il passo successivo adesso è la far fare reddito agli agricoltori. Quindi stiamo, è quello di inserire sul mercato il germoglio di bambù. Ci sono ottime richieste, e quindi abbiamo nulla ci fa credere che non sia un grande successo. E quindi il prossimo passo che stiamo facendo è quello di iniziare ad inserire il prodotto sul mercato, esattamente come è stato fatto con il kiwi e con tutti i prodotti che inizialmente sono nuovi e poi diventano italiani. E io dico, tra qualche anno si parlerà di bambù, di germoglio italiano, e il germoglio di bambù sarà qualcosa di tipico della nostra regione. Noi ce l'auguriamo con lei, Pecci, in bocca al lupo, alla prossima, e veramente un caro saluto a tutte le persone che lavorano con lei. Grazie mille, grazie a tutti. Sapete che andiamo in onda tutte le sere alle 23, qui c'è un profilo Facebook, è il mio, potete, se ritenete, chiedere l'amicizia per stare dietro le cose e i personaggi della trasmissione. Comunque state sempre con noi, grazie.